Mi sono spesso domandata se sono pazza, pazza o non pazza, finta o vera, questa sono io. Non ho il modo di dare la conferma, ma solo di raccontare la mia umile esperienza. Sì, parliamo della mia esperienza con la teologia. La mia esperienza con la teologia è stata un po' controversa. Ho iniziato dall'Apocalisse a leggere la Bibbia. A leggere veramente la Bibbia. Io non le conoscevo solo come vicende, le cose di Gesù. Le sentivo dentro, le sentivo. Le sentivo, sono sempre stata affezionata a lui. Sì, io per Gesù ho dato veramente tanti problemi agli uomini, davvero. Li ho esauriti, li ho veramente esauriti. Sì, ora che ci penso dalla mia prima storia, cazzo, è andata così. Gesù era un problema per le persone. Sì, conquistavo. Mi ricordo, il mio primo ragazzo. Cazzo, che illuminazione sto avendo proprio in questo momento. Tutti i ragazzi con cui sono stata hanno avuto con me il problema del mio essere. Io non sono. Paura di parlare di queste cose perché oggi è tutto confuso. Tutti manipolano tutto. Le parole sono manipolate, tutto è manipolato e potrei rischiare di dire qualcosa che crea fraintendimenti. Però è così. Ma perché lo dovrei negare? Perché dovrei negare? Tutta la mia vita è stata fondata su questa ragione. Perché lo dovrei dire? Perché lo dovrei dire allo stesso tempo? Non esiste amore senza verità. E non esiste verità senza amore. I discorsi alla Celentano. Lo sapevo che alla fine mi usciva il monologone. Ma sti cazzi, ok? Sti cazzi. Io sono anche questa. D'altronde, se sono qui ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo, ci sarà, ci sarà. Sometimes feel so happy, sometimes feel so sad. Sometimes feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see. Storie di merda, perché ho delle storie di merda, come tutti. Ma in mezzo a queste storie di merda, nei miei diari c'è un filo conduttore, qualcosa che io ho sempre aspettato, a cui ho sempre aspirato. Non è neanche solo un desiderio, perché fosse stato solo un desiderio, cioè non avrei avuto il problema, invece il problema ce l'ho. Che problema? Tu dici che problema? Che problema? Il problema della domanda. La mia ricerca dell'oltre, ma quale oltre? Cioè, alla fine tu che cosa stai cercando? Forse non so rispondere alla domanda. In realtà no, sentivo la spinta a qualcosa, qualcuno, non lo so come spiegarvelo. Qualcosa che andasse oltre le parole, qualcosa che c'è
Mi interessa più che una cosa sia reale o che sia vera. E le cose vere sono anche le cose reali. In realtà, che cazzo è la realtà? Cioè, tutto un rompicapo di merda. Mi sono stancata di rispondere. Non serve alla fede. La fede è una sicurezza immutabile. Sembra che la fede sia una cosa alla quale tu ti aggrappi per darti delle spiegazioni che altrimenti non ti daresti. La fede ti mette di fronte a una libertà ancora più grande. Noi cosa stiamo aspettando? Noi. Qual è il nostro obiettivo? Cosa leggiamo? Fin dove leggiamo nella Bibbia? Fino alla crocifissione? Alla risurrezione? O leggiamo un attimo anche oltre, dopo, e c'è un continuo della storia? Non lo so, mi sono accorta di questa cosa. Mi sono accorta che c'è un continuo della storia. Se so dirvi per sicuro che questi sono i tempi del continuo della storia? No, non so dirvelo per sicuro perché il più grande dono che possa avere un essere umano è la fede. E io lo so per fede, ci credo per dei motivi fondati che riguardano la mia intimità, la mia storia. Io credo che Gesù sia morto e risorto e credo che la storia sia continuata, sia andata avanti. Però tuttavia questo non dipende da energie astrali, non dipende da quanti rosari facciamo. È una missione più grande e io sono sicura che ci sono persone che sentono di averla, sentono qualcosa dentro di sé che li spinge sempre a cercare questa missione e che negli ultimi tempi è stato più difficile, è stato molto difficile, io lo capisco. Forse adesso è il momento per riposarsi e riprendersi e iniziare a ricordare il momento in cui per un attimo ci siamo ritrovati sospesi come nel vuoto. E ci è sembrato che proprio in quel momento stesse succedendo qualcosa, proprio a noi, come se qualcuno ci stesse chiamando, come se avessimo avuto una consapevolezza immediata. La fede è questo, è una consapevolezza, è una certezza che tu hai al di là di tutto. Ed è come essere innamorati. I want you ugly, I want you deceived. I want your everything as long as it's free. I want your love. Nell'ambito della Chiesa Cattolica, nell'ambito del Catechismo Vaticano, potremmo dire, il matrimonio è considerato forse il sacramento più alto perché il matrimonio è l'unico sacramento che gli sposi si amministrano da soli. Cioè, non c'è bisogno di un prete, non c'è bisogno di nessuno. Diciamo che in quel caso è il sacerdote a fare da testimone. E c'è questa immagine. Che diciamo non è solo un fatto di patriarcato, della sposa che va verso l'altare. È la sposa ad andare verso l'altare perché siamo noi la sposa. La sposa è l'umanità, la chiesa è l'umanità. Non è facile. Sicuramente vengo fraintesa. Questa cioè io vengo fraintesa al 9000 per mille. No, è difficile. Sometimes feel so happy. Sometimes feel so sad. Sometimes feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes.